Commentiamo il pareggio tra Firenze e Tavagnacco, 1-1 il risultato finale, con Sauro Fattori, mister delle Toscane di casa. Allora, un gol per tempo, ci sono state occasioni su ambo i fronti, poteva vincere il Tavagnacco, poi però voi avete preso il palo all'ultimo respiro, poteva segnare il gol la vostra Laguagni all'inizio del secondo tempo, che forse probabilmente avrebbe chiuso la partita. Qual è il bilancio di questo bilancio punto? È un buonissimo bilancio. Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, tre quarti pieno, un quarto vuoto, com'è? Diciamo è mezzo pieno e mezzo vuoto per tutti e due. Io però sono molto soddisfatto perché abbiamo dimostrato che meritiamo questo. Per noi l'importante è questo. Secondo me siamo quest'anno una buona squadra, lo stiamo dimostrando perché cerchiamo di esprimere, poi già contro Tavagnacco, tanto rispetto, grandissima squadra, io continuo a considerarla una grande squadra, anche se la classifica sembra. Sì, sembra meno, però io so già come andrà a finire. Dopo ce lo scrive su un foglio, lo chiudiamo in una busta, ti apriremo a fine stagione. Perché io continuo a pensare che è una buonissima squadra. Però, come ho detto prima, noi abbiamo, diciamo, pregio difetto, un difetto in questo caso, che non chiudiamo le partite. Contro grandi squadre, non è la prima devi chiudere, sì, anche col Verona. Successo, no? Peccato, perché dobbiamo migliorare in questo. È il vostro processo di crescita. È il nostro processo di crescita, perfetto, perché io sono contentissimo dell'ansia che abbiamo. Noi non abbiamo ambizioni di scudetto o cose del genere, però vogliamo dimostrare noi di ciò che siamo stati. E andando avanti, secondo me, sono proprio contentissimo della squadra, perché ci speriamo bene e dimostriamo di essere una squadra, secondo me, una squadra importante. Beh, voi già eravate, adesso non voglio elargire complimenti che sembrano d'occasione perché siamo qui a Firenze, però già l'anno scorso, ricordo anche in Coppa Italia, avete dimostrato anche a casa nostra, qui sotto a Tavagnacco, ma noi siamo una squadra di un certo livello. Molto giovane e questa è quella felicità per i giovani, io sono contento di questo perché dopo 3 anni il lavoro si spera. E ci piace pensare, la consideri anche questa una battuta, che vi abbiamo dato 3 giocatrici in modo che possiate crescere. È vero anche questo, cioè a me questo mi ha portato un po' di esperienza, no? Nei ruoli che io volevo, è stato importante, poi ho levato 3 giocatrici dove nei ruoli dove volevo io. Perfetto, quindi. Abbiamo delle assenze importanti, sì. E questo bisogna valutarlo perché ho fatto la squadra, se mi mancano sia Adam, sia Ferrari, sia Borsiani, insomma, 2 under 19, insomma, bravo, certo. Poi si sa, però io sono qui che le aspetto, abbiamo la possibilità di poterle aspettare con serenità. L'importante è che ci sia un gruppo che comunque è un bel gruppo, un gruppo che si sta impegnando al massimo perché adesso è la prima la prova. Poi adesso avete anche questo appoggio, non solo a parole, ma consistente da parte della Fiorentina Calcio, mi pare, quindi questo è una, diciamo, è uno stimolo ulteriore, ci supportano, ci danno una, lavorare, ci hanno dato una mano e questo per noi è stato importante e faremo questa crescita e speriamo di poter un giorno ambire a metterlo. Ecco, è ancora presto, ma non lo so, secondo lei quali potranno essere i ruoli alla fine di Tavagnacco e Firenze in questo campionato? Io sono convinto che noi e Tavagnacco ce la lotteremo e non so quale posizione. Naturalmente Brescia e Verona sono le più attrezzate, sì, e vanno, tutti, no? Vanno rispettate anche per solo per le giocatrici che hanno. Però noi potremmo essere l'ago della bilancia, sia noi Tavagnacco, come Mozzanica, come Torres. Secondo me quest'anno noi saremo l'ago della bilancia. Se non altro comunque quest'anno, come ormai diciamo dall'inizio, il campionato è sicuramente più interessante, a parte che qualche risultato odierno ancora forse troppo sbilanciato, sì, tra la testa e la coda, però ci sono più squadre di prima, sì, fascia, sì, e questo magari di prima fascia alza l'interesse, no? I 3 che noi abbiamo preso da voi, le 2, cioè sono un po' distribuiti i valori e questo secondo me è importantissimo per il campionato perché diventerà interessante e non ci saranno partite scontate, questo è importante.